cocid mic lux, non da cocid mic dux, va de retro Satana. Nunquam suade mic vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Ed eccoci alla quarta puntata di questa specie di libro parlato. Metto anche questo appuntamento sotto la protezione dello Spirito Santo affinché lui mi guidi a parlare con sapienza e coscienza. Nello stesso tempo mi sento incoraggiato da alcuni ritorni che ho di apprezzamento sia da parte di cristiani sia, e questo mi fa particolarmente piacere, da parte di alcuni sacerdoti che o sentono direttamente loro oppure ricevono da alcuni loro parrocchiani questi miei vocali. Mi dicono che sono parole semplici, precise, pacate, e quindi io vorrei continuare. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In questa quarta puntata voglio dire una cosa un po' che sanno benissimo tutti gli esorcisti perché la sperimentano tutti, ma che forse alla gente non introdotta suona un pochettino strano. Il diavolo parla. A questo proposito faccio ancora un passo indietro dicendo: io affido allo Spirito Santo, affido alle mani della Chiesa queste cose che vado dicendo, augurandomi che davvero diversi sacerdoti possano sentirle, perché c'è in giro troppa ignoranza, troppa non conoscenza di questo, e allora quando non si conosce o si tace, e vedo tanta gente, oppure si dicono sciocchezze, magari minimizzando o magari addirittura negando. E Spirito Santo, se vuoi, fa che questo sia di utilità ai sacerdoti di tutti i gradi, dal sacerdote appena ordinato ai sacerdoti maturi, ai sacerdoti che, uso questo modo di parlare, che salgono nei gradi del sacerdozio, perché se uno non conosce, da giovane sacerdote o da sacerdote, può fare tutti i gradi di studi, i gradi di incarichi ecclesiali, continua a non conoscere. E purtroppo, magari dovendo anche guidare delle comunità, non conosce. Mi avete capito. Dunque il diavolo parla con la voce di chi? Naturalmente la voce della persona, no? Che è in causa, utilizza la voce delle persone, tante volte cambiandole. Una volta fa la voce di un vecchio e magari parla una ragazza di 20 anni, un'altra volta magari è una donna avanti in età e lui fa la voce di un bambino, la cambia spesso, utilizza la voce delle persone, perché bisogna dire, bisogna capire che quando una persona è vessata dal maligno, soprattutto quando è vessata nei massimi gradi fino alla possessione, è come un burattino nelle mani di Satana. È lui che tira i fili, è lui che fa fare i gesti scomposti. Se una persona magari è giù sul pavimento, la fa strisciare con l'andamento quasi di una serpe. Se invece è su un lettino dove magari anche 3, 4, 5 persone cercano di contenerla, altrimenti scalcia da manate, che se appena appena non la trattieni, una volta uno ha dato una,
una pedata sullo sterno facendogli mancare il fiato. Chi sono questi? Sono i miei ausiliari, sono i miei collaboratori, sono persone che mi aiutano pregando con la corona in mano. Loro non intervengono, loro pregano in silenzio, chiedono la presenza di Dio, della Madonna, e nello stesso tempo contengono queste persone, perché credetemi, io ho qui questo lettino che ho qui davanti ai miei occhi, bello robusto, perché si agitano in una maniera da dove io le mascherine, quelle chirurgiche, è da 10 anni che le uso, le ho fatte dare dal mio dentista un pacco, perché questi giravano la testa anche di 180 gradi, io stavo alle spalle di testa e mi davano una ciccata, mi pigliavano in mezzo agli occhi, in mezzo agli occhiali, proprio, è così amici, è così. Non meravigliatevi se anche in questa occasione dovrò dire qualche parola magari non proprio forbita, non proprio, perché Satana è così, è uno sporcaccione, è un volgare, è uno che se deve manifestarsi in certe occasioni lui sceglie sempre il buio, sempre gli odoracci, se quante volte strapazzando le persone che lui appunto vessa usa parolacce volgari nei loro confronti, ma volgari volgari, che io mi permetto di non dire, insomma, ma avete capito, no? Allora il diavolo parla per mezzo di queste persone, utilizza la voce, e lo muove, lo fa agitare, così come vi stavo dicendo. Il diavolo parla in 3 modi, minacciando, cercando di ingannare l'esorcista e certe volte, col permesso di Dio, dicendo cose vere. Vediamo dunque. Il diavolo parla minacciando l'esorcista. Dovreste vedere la prima volta che incontra l'esorcista, non sta più nella pelle. E grida, ma tu non lo sai chi sono, ma io ti porto giù all'inferno con me, ma tu chi credi di essere? Pretaccio, ma tu te ne dice di tutti i colori. Io lo lascio sfogare, tanto io so con la mia stola che ho il potere della Chiesa, io so che ho ricevuto dal mio vescovo l'incarico di combattere Satana e di aiutare i figli della Chiesa che sono da lui vessati, e quindi io vado avanti tranquillo, lo lascio sfogare. Magari va avanti mezz'ora, un'ora, Mi è capitato raramente di sentire persone possedute che bestemmiano, tranne qualche caso. In un caso una persona, un demone, insomma, bestemmiava in una maniera per mezz'ora. Guardate che è sfibrante, sapete. E io non riuscivo a farlo smettere, io invocavo la Madonna, invocavo Gesù, invocavo San Michele. Lui bestemmiava tutto, usavo l'acqua benedetta, bestemmiava quella, usavo il crocifisso, purtroppo bestemmiava anche quella, parlavo delle preghiere, bestemmiava tutto. A un certo punto ho detto alla Madonna, Madonna, io non ce la faccio più, non ce la faccio più, per favore, chiudi questa bocca infernale. La Madonna, piacendo, dopo quasi mezz'ora, si è fermato. Altro che se il diavolo parla, altro che insulta, bestemmia, maltratta la persona che lui sta vessando. Secondo modo con cui parla, parla cercando di ingannare l'esorcista. E l'esorcista deve sempre stare attentissimo, non può permettersi la minima divagazione. Un giorno Satana mi dice, sei stanco? Io gli dico, sì, anch'io, mi dice. Allora io ero all'inizio, senza pensare troppo a quello che dicevo, dicevo, beh allora guarda, facciamo così, mettiamoci d'accordo, se tu, bam, subito mi ha detto, ah, vuoi fare un patto con me? No, ho sbagliato a parlare, non voglio fare nessun patto. Io volevo quasi dire, se tu te ne vai, io smetto.
Guai, 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 guai. Devi stare attentissimo, per questo, amici, pregate per i sacerdoti esorcisti, che si vien fuori stanchi, perché il tuo combattimento è un combattimento di testa, è un combattimento di mente, è un combattimento, no? Se voi pensate poi, forse perché io non sono un esorcista tanto bravo, non lo so, magari gli altri esorcisti riescono, che certe volte, o perché i demoni vogliono sfiancarmi, o perché divento vecchio, non lo so, certe volte proprio di una stanchezza sono venuto fuori, mediamente dopo un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, a seconda. Una volta sono arrivato 4 ore, 5 ore, 6 ore e un quarto. Continuativo. Per la verità, dopo 4 ore ho chiesto alla mia collaboratrice: per favore, vai in cucina, guarda, prepara 5 o 6 panini di salame, perché se no noi non ce la facciamo più. Mamma mia! E sempre a pregare, ho detto 2 rosari, 3 rosari, 3 coroncine, ho letto 2 o 3 volte le preghiere del rituale, e poi non sapevo più cosa dire, e invocavo la Madonna, invocavo: Madonna, ti prego. Finito questo, guardate, ero sfinito, sfibrato, sfibrato. E lui cerca di ingannare, dicevo, no? Per esempio, a un certo punto, dopo un po' di tempo, vedo la persona che è sotto esorcismo, che si rivolge a me con un bellissimo sorriso e mi dice: Don, sono io. Ah, sei libera? Sì, sono libera. E le prime volte quasi ci stavo cadendo. Poi altre volte ho scoperto come fare, con l'acqua benedetta, con l'acqua benedetta. E allora ritornavo fuori, cerca di ingannare in tanti modi, no? Vabbè. Infine, primo minacciando, secondo cercando di ingannare, terzo, e questa è una cosa interessantissima, se Dio permette, Satana è costretto a dire la verità. E anche qui tutti gli esorcisti lo sanno, tant'è vero che io ho visto in giro un libro bellissimo, e forse anche voi l'avrete visto, di un grande esorcista italiano, in cui Satana è costretto a lodare Maria dicendo alcune verità di fede. Io ho imparato un po' anche da questo sacerdote, da questo esorcista, e alcune volte, ma magari ne parlerò in un'altra puntata, ho chiesto al Signore il permesso di comandare a Satana di dire le lodi di Maria. E Satana si è messo a lodare Maria. Lo vedremo un'altra volta, no? Altre volte è costretto a dire delle verità, tant'è vero che ho visto in giro, stampato un libro, presso poco da questo titolo, La catechesi di Satana, o un titolo similare, ecco, di un sacerdote che conosco. E potrei fare anch'io, volendo mettere insieme tutti gli spunti, tutte le cose vere che Satana è stato costretto da Dio a dire. Per esempio, a dei sacerdoti mi piacerebbe insegnare quante cose lui mi ha detto, ne cito una sola. Mi ha detto: voi quando celebrate la vostra messa mettete dei vestiti senza nessuna croce. Uè, ha ragione. Io sono andato a cercare negli armadi delle varie sacrestie, assieme a tante casule, stole, ci sono alcune casule che sono di perfetta sartoria, come taglio, come disegno, ma non hanno una croce, o hanno fiori, motivi ornamentali, o niente, o delle righe, soprattutto i sacerdoti capiranno, no? Certe sartorie che vengono dal nord Europa, no? Sono bellissimi come tessuti, ma non hanno un segno di croce. E questo me l'ha detto il diavolo. E non so quanti preti si sono accorti, e io lo sto dicendo.
O altre volte magari insultando i sacerdoti. Quante persone vi passano sotto gli occhi e voi li mandate dai medici. E così via. Oggi però, siccome il tempo passa, vorrei raccontarvi un'esperienza di non molto tempo fa che mi è capitata durante un esorcismo. Durante un esorcismo, a un certo punto, dopo più di un'ora di preghiera, io gli dico: allora, te ne vai sì o no? E questo mi risponde: me ne andrei, sì, perché stare qui in questa... E giù due parolacce offensive contro questa donna. Per me è una sofferenza. E dicevo dentro di me: che strano. Allora, dialogando ancora, gli faccio: e perché è una sofferenza per te? Cioè, dico, perché non te ne vai? Perché lui non vuole. E lui alludeva a Dio. E perché non vuole? Perché gli serve la sua sofferenza. Amici, amici, uno uno impara. Io augurerei a tutti i sacerdoti di avere esperienze esorcistiche. È una scuola, è una scuola. Lui non vuole perché gli serve la sua sofferenza. In che modo, insisto io? Perché questa, e giù altre parolacce, offre le sue sofferenze per le anime che stanno morendo in peccato mortale e sono già quasi del tutto mie. Ma lei, e qui viene fuori in un grido, mi ruba le mie anime! Caspita, uè. Io sempre con calma gli dico: tu è un bel niente, perché le anime sono di Dio. E poi se te le ruba, io sono felice. Sì, io faccio tanta fatica e sono quasi mie del tutto, e poi lei, questa, è giù parolacce ancora, è giù parolacce ancora. Mi ruba le mie anime. Allora io a quel punto lì mi rivolgo a Gesù e dico: Gesù, se ti piace, se ti piace, comanda a questi demoni di dire cose utili per la vita di questa ragazza, per la vita mia, e se utile per la liberazione di questa persona. Se ti piace, Gesù, fallo parlare in verità. Il demone comincia a fare versacci, no? Bofonchia. Oh, vabbè. Oh. A un certo punto, con una voce chiara, dice queste cose che io vi dirò. E ve le dico perché io le ho scritte. Comincia: ogni giorno Dio vi dà tante occasioni per salvare le anime. Qui è chiaro che sta rivolgendosi all'esorcista, penso a dei sacerdoti, ma io lo estenderei a ogni battezzato, perché io sto sperimentando che ogni battezzato è pescatore di uomini, nei fatti. Ogni giorno Dio vi dà tante occasioni per salvare le anime. Dalle cose più piccole, ma voi siete con la testa piena di altre cose. E così io vi prendo le anime. Amici, io queste cose le ho scritte, le ho meditate, le rimediterò ancora. Perché è una cosa seria quella che stiamo facendo, il combattimento contro Satana. E io sono felice se tu, Gesù, farai servire anche questi miei audio assieme a tutto quello che c'è in giro,
assieme all'azione bellissima di tanti esorcisti, se tu ne farai, se tu te ne servirai per far capire alla gente che abbiamo in corso un combattimento spirituale di ogni singola anima con i demoni. E così io vi prendo le anime, dice. Allora io intervengo, dico, è la via di santità che tanti vivono? Che schifo, mi risponde. Lui, che schifo, lui, mamma mia, mamma mia. Poi continua. Ma io arrivo nelle occasioni ordinarie dove non ci pensa nessuno. E questo mi fa venire in mente, cari amici, che voi avrete già sentito quella mia catechesi in cui dicevo che Satana predilige l'attività ordinaria, non questa straordinaria, di cui stiamo parlando. Perché in questa straordinaria delle persone possono anche non essere in peccato, anzi possono guadagnare meriti come questo caso, ma nella sua attività ordinaria in cui ci fa fare peccati, lui pesca lì, pesca abbondantemente, ma io arrivo nelle occasioni ordinarie dove non ci pensa nessuno. Allora di fronte a questa affermazione io gli faccio, per esempio, è quello che dice mi il non amare, dove non c'è lui, Dio, lì ci sono io. Il più piccolo atto d'amore a Dio vale, come quella piccolina chiusa in un convento. Parli di Teresa di Gesù bambino. Beh. E poi, parlando di questa persona sotto esorcismo, dice: e questa qui noi la vogliamo morta. Noi perché sono diversi demoni, Satana non è mai presente con una singola unità. Lui viene coi battaglioni, ricorderete che Gesù nel Vangelo dice: qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione. E questa qui noi la vogliamo morta. Perché? Chiedo io. Perché lei offre tutte le sue sofferenze per salvare le anime. E poi tace. E io che sono lì col foglio in mano a prendere nota, gli faccio, c'è ancora qualcosa che Gesù ti comanda di dire? Che cosa ti comanda di dire Gesù? E questo qua. Perché scrivi? Scrivo perché poi guarderò se posso condividerlo con altre persone. E io ti strappo il foglio e io lo offro a Michele perché mi difenda. Mentre sto dicendo così, lui repentinamente, questa ragazza repentinamente, alza i due piedi e mi prende il foglio tra i due piedi e me lo strappa via. Io riesco a recuperarlo, no? Anche servendomi di una bella spruzzata di acqua benedetta, per cui lui molla subito la presa. Vado avanti, se non siete stanchi, io non sono stanco, ho ancora qualche minuto. Poi quindi lui continua a parlare, perché Gesù gliel'ha comandato. Vi rendete conto che sta facendo catechesi? Il non amare, dove non c'è lui ci sono io.
Il più piccolo atto d'amore vale come quella piccolina. Io arrivo nelle occasioni ordinarie dove non ci pensa nessuno. E poi dice una cosa formidabile. È la perseveranza nella preghiera che salva le anime. Oh, amici, amici, amici. La Madonna tutte le volte che appare continua a dire pregate, 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 pregate. E va avanti e dice, chi si scoraggia nella preghiera, ci lascia le porte aperte e arriviamo noi. Hai capito questi demoni? E poi scusate, dice una parola un po' volgare, e io, perdonatemi, ma sto dicendo quello che... La fiducia in Dio ci fa incazzare di brutto. Ehi, modera le parole, gli faccio... Usa un altro linguaggio. Allora ripete, ci fa andar su di giro. Io non lo scherzo. O vi fa andar giù di giro. E poi un'altra verità formidabile, che mi fa venire in mente quello che ha appena detto Papa Francesco, parlando dei sacerdoti. Un sacerdote, come vai a dormire? Cioè, dopo che hai visto la televisione vai a dormire e non passi a salutare Gesù. Oh, cari amici, pregate per noi preti, perché se noi siamo santi, voi forse sarete buoni. Se noi siamo buoni, voi sarete discreti, ma se noi siamo discreti o scarsi, guai a voi. E dice questa frase ancora il maligno. Io rubo il tempo. Cari amici, io sto dicendo da un po' di tempo alla mia gente, anche nelle prediche, facciamo del digiuno televisivo alcune sere in settimana. Facciamo un po' di digiuno e subito avremo una sera libera per leggere la Bibbia, per vedere un film religioso, per telefonare a degli amici, per scrivere. Io rubo il tempo, così non hanno più il tempo per pregare. Conosce bene i suoi polli, eh? O sono talmente stanchi che è una preghiera buttata lì. E io gli dico, questo ce lo dice anche Papa Francesco. Anche questo Papa mi fa... Adesso non la ripeto più quella parolaccia, no? Anche questo Papa mi fa andare su di giro. È così, cari amici. E poi aggiunge, è sempre la preghiera che libera, che guarisce, ma nel nome suo. Che io odio. Vi ricordate cosa dice Gesù nel Vangelo? Questa specie di demoni si possono cacciare solamente con la preghiera. E va avanti, perché il Signore, io odio chi ringrazia Dio. A me piacciono i lamenti. La disperazione, il grazie mi fa vomitare, che schifo. E va avanti. Anche una sola anima che si salva è un miracolo. Soprattutto quelle anime che sono già quasi del tutto mie. Quando mi vengono rubate all'ultimo momento, io mi salgo su di giro.
quel punto lì si ferma, basta, non ha più niente da dire. Gli dico: Gesù, ti dice ancora di dirmi qualche cosa? Ma ormai lui è muto. E allora io continuo il mio normale, la mia normale preghiera di esorcismo. C'è stato come questo intermezzo, che per me sono sempre veramente molto belli, molto significativi, e dimostrano chiaramente, cari amici, cari sacerdoti, che noi non dobbiamo aver paura del diavolo se non andiamo noi a finirgli in bocca direttamente. Perché il diavolo è sottomesso a Dio. Pensa quanti autogol è stato costretto a fare perché Gesù gliel'ha comandato. Pensa. E ve ne racconterò in seguito altri quando lo chiedo alla Madonna. Ah, dovreste vedere come va su di giro quando chiamo in causa la Madonna. Oh, cari amici, sembrano cose da film. Venite, venite sacerdoti, venite. No, voi battezzati no, perché qualcuno mi dice voglio venire. No, tu non vieni perché è curiosità. Io i miei aiutanti che pregano ce li ho già. Ma se un sacerdote vuol venire, io lo accolgo. Diverse volte sono venuti i sacerdoti e tutti sono andati via dicendo mi ha fatto crescere nella fede. Ma devo finirla qui perché ormai il tempo è così. Ci diamo appuntamento alla quinta puntata e vi prego, cari amici o cari sacerdoti, quando dite il rosario, per favore. Ah, non è che voglio imitare Papa Francesco, scusatemi, mi è venuto così. Comunque, per favore, un'Ave Maria anche per me. Ciao. Cruz sacra sit mihi lux, non da cosit mihi dux, vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas.